per i pomeriggi musicali organizzati dalla società Riccitelli, gran successo della corale Verdi, con un programma molto impegnativo. Maestro, perché avete scelto questo tipo di programma oggi? A dir la verità è una specie di antologia della nostra attività. Molte volte abbiamo dedicato concerti esclusivamente a un autore, o abbiamo fatto tutta musica di Palestrina, o tutta musica di Monteverdi, oppure abbiamo fatto musica soltanto di autori contemporanei. Questa volta abbiamo voluto fare un excursus dal gregoriano ai tempi nostri. Come risponde a tutto questo? È rimasto molto molto contento perché ha gustato la musica, che è meravigliosa, ma soprattutto ha apprezzato l'impegno che noi abbiamo profuso in questo concerto, perché il pubblico si è accorto che è il frutto di un grossissimo lavoro, non soltanto da parte mia ma da parte di tutti i coristi. Questo è il lavoro di equipe, il lavoro di assieme, e quindi ci vogliono ore e ore e ore di intenso studio, di concentrazione e di dedizione totale. Maestro, quest'anno la Corale Verdi compie 40 anni. Che cosa ha preparato per questo quarantennale? A dir la verità dovremmo fare dei concerti in parecchie città che ci hanno richiesto, ma soprattutto vorremmo vincere per coronare un concorso a cui teniamo noi moltissimo. È un concorso difficilissimo, anche uno dei più difficili in Europa, è a Tours, in Francia. Ci siamo andati una volta e siamo rimasti terrorizzati dall'altissimo livello della competizione. Di cori tedeschi, cori francesi, cori dell'est specialmente di grandissimo, grandissimo livello. Quest'anno ci siamo preparati bene e penso di avere qualche piccola chance, perlomeno di farmi notare, perché ottenere un risultato in quelle competizioni lì corona mesi e mesi, dico anni e anni di studio e di dedizione alla musica corale. Margherita Di Francesco, contralto, è nel coro Verdi da 12 anni. Signora, ma cos'è per una corista stare in un coro? Cosa significa? Beh, il coro innanzitutto è passione.
passione, voglia di fare musica, non solo di ascoltare, cioè di essere degli attori, nel senso appunto di fare, di cantare, di realizzare concretamente qualcosa. Quindi il coro offre questa possibilità a chi non è un grande studioso di musica, non ha avuto la possibilità di studiare musica a suo tempo, e permette appunto di estrinsecare le cose più belle e più piacevoli del proprio intimo, diciamo. E che tipo di impegno sottintende appartenere ad un coro? C'è un impegno fisso settimanale che prende 3 ore della settimana in 3 giorni diversi durante, diciamo, il periodo di studio. Quando poi si approssima un concerto, come potrebbe essere quello di questa sera, allora l'impegno si intensifica, perché si fa anche 1 ora e mezza per 1 settimana di seguito ogni sera. Quindi è un impegno, diciamo, abbastanza pesante per certi versi, per chi ha famiglia, per chi ha figli, per chi ha anche altre attività da svolgere. C'è un impegno anche per quanto riguarda le pubbliche esecuzioni, perché noi, oltre a cantare la polifonia, cantiamo il folklore, quindi spesso dobbiamo andare sulle piazze, diciamo, no? Ci chiamano, ed è il folklore che ci dà da vivere, tra l'altro. Quindi bisogna impegnare anche dei sabati, le domeniche, quindi rinunciare anche a quelle che sono gli impegni familiari per fare questo. Quindi c'è proprio un coinvolgimento molto notevole dal punto di vista anche pratico, oltre che sentimentale, spirituale. Ma il pubblico preferisce la polifonia o il canto popolare? Beh, la polifonia è un canto fatto per, diciamo, voglio dire, persone raffinate, persone che hanno una certa esperienza in campo musicale, che hanno anche una cultura abbastanza, diciamo, profonda, se vogliamo, anche, no? Il folklore è molto più immediato, molto più semplice, più facile da capire. La polifonia invece richiede una preparazione anche, diciamo, di un certo tipo, perché per poterla capire fino in fondo. Anche per noi che la cantiamo, ovviamente, è necessario un conoscere non solo l'autore di cui si canta il brano, ma conoscere anche l'ambiente in cui l'autore è inserito, in cui è vissuto, il movimento culturale che fa da sfondo, che la musica è una delle, diciamo, delle componenti di tutto un quadro molto più complesso, che è storico, politico, sociale, letterario e musicale particolarmente. Quindi, dopo aver tanto cantato e bene e con tanto successo naturale, io volevo domandarle, lei ha parlato con tanto fervore, tanto interesse di questo impegno. Personalmente cosa preferisce cantare, ecco, il folklore o questa musica polifonica? Beh, la mia passione è la polifonia. Preferisco la polifonia, tra l'altro poi sono molto orientata, cioè sono un po' innamorata del madrigale, particolarmente di tutta la polifonia del 500, 600, Monteverdi, che è un mio idolo. Riesco ad essere meno coinvolta e, diciamo, lo canto con più fatica, forse per una questione anche di mancanza di abitudine, la musica moderna, cioè così veramente dissonante, così difficile, arduo da cantare. Preferisco la musica, diciamo, fino a 600, ecco.